Punto 4, comunicazione della nomina della giunta comunale e del vice sindaco. Vista il consiglio comunale, vista la precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile mentre il progetto insediamento del consiglio comunale esamina le condizioni di candidabilità, di elegibilità e di compatibilità degli eletti. Vista altresì la propria precedente deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto subroga il consigliere comunale dimissionario signora Donatella Tascani e contestuale convalida alla carica di consigliere comunale signor Lucarelli Alessandro. Vista la propria precedente deliberazione in data odierna immediatamente eseguibile, avente per oggetto giuramento del sindaco, visto l'articolo 46 del decreto legislativo testo unico degli enti locali numero 267, articolo 46, elezione del sindaco e del presidente della provincia, nomina della giunta, visto l'articolo 135 della legge 7 aprile 2014, numero 56, visti i decreti sindacali numero 16, 17 e 18 in data 05/07/2019, con i quali sono stati nominati i membri della giunta comunale tra il vice sindaco, visto che il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, comunica a questo consiglio la nomina dei componenti della giunta comunale, la nomina del vice sindaco, visto il DPR numero 570 del 1960 e successive modificazioni, visto il decreto legislativo 267-2000 testo unico degli enti locali, visto l'articolo 28 del vigente statuto comunale, visto il regolamento del consiglio comunale, prende atto che la giunta comunale è così composta. Sindaco Lavi Graziano, attribuzioni delegate, bilancio, finanze, servizi sociali, lavori pubblici, urbanistica, edilizia scolastica personale, Tascani Donatella, assessore esterno e vice sindaco, istruzione, cultura, turismo, ambiente, Fiorenti Michele, assessore, politiche giovanili, sport, protezione civile. Che alla carica all'assessore esterno, Tascani Donatella, è stata conferita la carica di vice sindaco, che i decreti sindacali di nomina di assessore comunale e vice sindaco legati al presente atto formano parte integrale e sostanziale. Possiamo votare, votazione per alzata di mano, favorevoli, contrari, astenuti. Vista l'urgenza dell'atto, votiamo per l'immediata eseguibilità, votiamo per alzata di mano, favorevoli, contrari, astenuti. Propongo al Consiglio Comunale di anticipare la discussione del punto 7 integrativo dell'ordine del giorno al punto 5, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24,3 dello statuto comunale che prevede quanto segue. La seduta prosegue con il giuramento del sindaco, con la comunicazione da parte dello stesso delle composizioni della giunta, con l'esposizione degli indirizzi generali di governo e la trattazione degli altri eventi argomenti iscritti all'ordine del giorno. Metto a votazione la suddetta proposta. Favorevoli, contrari, qui il punto numero 7, che era approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, passa come punto dell'ordine al 5, e gli altri esaminati lo 6 e 7.